sono prese sempre dal livello più lontano dei cittadini. Oggi nel XXI secolo il livello nazionale, il livello transnazionale, addirittura il livello globale, è normale che i cittadini si sentano lontani dal potere decisionale e quindi partecipino in maniera saltuaria e sporadica. Si sentono svuotati di potere, sembra sempre di più che noi cittadini dobbiamo inchinarci all'Europa, nel nostro caso italiano, alla locomotiva tedesca, e noi non vogliamo questo. Ci rendiamo conto che il XXI secolo è il secolo delle interdipendenze, dei problemi condivisi col resto del mondo, soprattutto nel campo economico e nel campo occupazionale, ma non vogliamo essere vittima, subire questi problemi, vogliamo essere protagonisti degli stessi. E come lo facciamo? Io vi propongo una soluzione. La soluzione è quella di cambiare argomento, non parlare più di confini, di nazione, di globalizzazione, ma parlare di città, delle nostre città, delle città locali, di tornare a questo sentimento di vicinanza a quelle che sono la nostra casa consiliare, la nostra sala consiliare, a quella che è il nostro comune, la nostra città nel senso più vicino al cittadino. Cambiamo paradigma. Se ci pensate, le città sono assolutamente antiche e longeve. Roma è nata prima dell'Italia. Pompei esiste prima dello Stato Italia. Sono molto più longeve del concetto di Stato e del concetto di nazione, e per di più durano nel tempo in maniera significativa perché incidono proprio sulla nostra vita. Pensate che noi, per esempio, a Santa Maria la Carità siamo nati, siamo cresciuti, molti di noi a Santa Maria la Carità sono andati a scuola, si sono sposati, abbiamo abbracciato una fede religiosa qui a Santa Maria la Carità. Io dico, tra qualche anno, speriamo molto più in là, moriremo in questa città, vorremmo essere anche sepolti in queste città. Di conseguenza le città sono realmente la culla della nostra civiltà e la culla della nostra cultura, sono i centri di azione che dobbiamo imparare a riscoprire, dobbiamo imparare a non guardare più a chi è più lontano da noi, ma a guardare all'interno della nostra città stessa. Ed è in questo senso che io dico che i candidati sindaco e i sindaci in generale dovrebbero assolutamente ricostruire il proprio ruolo all'interno delle cittadine, devono riorganizzarsi sulla base di questa visione, cioè della vicinanza ai cittadini. In questo senso i sindaci non sono né di destra né di sinistra. A nostro avviso non c'è un modo di destra o di sinistra per fare il sindaco. C'è la volontà di rendersi e di mettersi a disposizione della cittadinanza, in questo senso si è primo cittadini, non perché si vuole dimostrare una propria superiorità o una competizione elettorale, ma perché in quanto primi si vuole unire in se stessi i valori di tutta la cittadinanza. E questa cosa vi invitiamo a farla non soltanto adesso, nella tornata elettorale, ma vi invitiamo a mantenere questa sensibilità che state dimostrando e questa passione anche dopo il 25 maggio. L'altra sera con Enrico riflettevamo che siete una 80 più o meno di partecipanti alla tornata elettorale. Se tutti 80 continuate a mantenere lo stesso livello di attenzione anche dopo il 25 maggio, e quindi quando molti di voi purtroppo non saranno seduti in casa comunale, Santa Maria la Carità potrebbe essere una realtà realmente innovativa nella storia delle politiche locali. Vi invitiamo a fare questo come giovani e come cittadini. La partecipazione a livello locale si fonda per noi innanzitutto su un concetto, l'onestà. Questa sera chiediamo onestà a tutti, chiediamo onestà a voi, chiediamo onestà ai cittadini. Questo perché affinché il nostro percorso realmente funzioni, non occorre che soltanto i nostri politici siano onesti, ma occorre che i cittadini tutti i santi giorni pretendano onestà, tutti i santi giorni costruiscano questo percorso. E quindi il pungoliare, che è un termine a noi del forum caro perché
Alcuni mesi fa abbiamo proposto un evento simile a questo con l'amministrazione uscente, deve far parte della vita del cittadino. Il cittadino è sovrano non solo quando si vota, è sovrano tutti i giorni nella propria città. Smettiamola di essere spettatori della politica fatta da altri. Detto questo, noi del Forum vogliamo augurare a tutti una buona serata e concludere dicendo: non è legata una vena ironica in questo, non lo dico per faziosità assolutamente, che se quando bussate alle nostre porte ci chiedete di avere fiducia in voi, vi invito realmente ad essere voi primi a dare fiducia a voi. Non rubiamo altro tempo, la serata in questo momento sarebbe continuata spiegandovi le regole del confronto. Il Movimento 5 Stelle ci ha chiesto in maniera straordinaria, eccezionale, un minuto di tempo, l'abbiamo accordato. Buonasera, sono Piero Avanti, il candidato della lista 5 Stelle. A meno delle forme democratiche, abbiamo una classe politica che promette, è boriosa, è gattopardesca e che oggi probabilmente continuerà sulla falsa riga del libro di fine mandato. Lo sto facendo sto giustificando i motivi della nostra esclusione. Vi racconteranno un sacco di belle storie con i loro programmi e con le immagini di progetti shock e con magnifiche e belle parole vi spiegheranno cosa intendono fare per i giovani. La realtà però è ben diversa. Con dati alla mano, da tempo abbiamo... Grazie. Comunque volevo solo chiudere. Non ho finito. In ogni caso siamo per il confronto con i cittadini e con i giovani del forum. Per quanto riguarda il forum, incontriamoci di nuovo quando volete per farci tutte le domande che riterete opportune, scomode, meno scomode, senza paletti. Vi aspettiamo sempre in ogni caso. Grazie a tutti. Per il PD, il candidato sindaco Stefano Cascune, 26 anni, tirocinante presso uno studio commercialista. Carmen Esposito, 30 anni, laurea in architettura, architetta. Carmela Donnarumma, 28 anni, laurea in psicologia, psicoterapeuta. Per la lista Uniti si cambia, Enrico Alfano, candidato sindaco, laureato in giurisprudenza, avvocato, 39 anni. Candidato consigliere della quota sottorappresentata, Carmela Elefante, 26 anni, laureata in ingegneria, e l'under 35, candidato consigliere Gennaro Sabatino, 30 anni, laureato in amministrazione dei beni culturali. Per la lista Liberi Fluisce, il candidato sindaco Giosuè Carlo Maria Antonio, Damora, 34 anni, avvocato. Il candidato consigliere della quota sottorappresentata, Simona Scala, 27 anni, praticante avvocato. Il candidato consigliere under 35, Agostino Elefante, 30 anni, imprenditore. Per la lista direzione comune, il candidato sindaco Domenico Elefante, 56 anni, libero professionista. Il candidato consigliere under 35, Carolina Daniello, 23 anni, studentessa universitaria, e il candidato consigliere della quota sottorappresentata, Cristina Cofune, 38 anni, avvocato. Quali iniziative intendete intraprendere per alleviare il problema della disoccupazione, particolarmente quella giovanile? Come il Comune di Scafati ha recentemente recepito, vi battereste per incentivare il lavoro occasionale accessorio, prevedendo nel primo bilancio utile un fondo sociale ad esso dedicato, così da dare ossigeno alle decine di giovani, spesso laureati, costretti a dipendere dai propri familiari? Concretamente, nel merito, quali sono le vostre proposte? Buonasera a tutti. Nel nostro programma noi abbiamo delle intenzioni molto ambiziose per quanto riguarda la disoccupazione e non solo. Abbiamo immaginato di creare una nuova zona nel nostro comune, che è quella dell'area industriale. L'area industriale non può essere immaginata come è stata finora dalle amministrazioni precedenti,
immaginava come un'area industriale disponibile e aperta soltanto a pochi imprenditori. Noi abbiamo la necessità come territorio di rivalutare quelle che sono le risorse del nostro territorio, che sono le risorse artigianali, le risorse che abbiamo delle maestranze d'eccellenza sul nostro territorio. Ed è per questo che noi intendiamo realizzare una cittadella del turismo artigianale con una serie di botteghe nelle quali poter inserire tutti gli artigiani del posto e non solo, per dare non solo nuove occupazioni, una qualità, una dignità del lavoro, al lavoro manuale che manca, ma soprattutto per incentivare di tramandare quelle che sono le nostre risorse, quindi tramandare i giovani e le risorse per creando oltre alle botteghe dei laboratori di apprendistato. Mi allaccio brevemente proprio perché il tempo è molto limitato. Noi come Partito Democratico, come lista del Partito Democratico, abbiamo preso l'impegno con la cittadinanza, che è rivolto non solo alle famiglie disagiate di Santa Maria, ma soprattutto ai giovani. Noi abbiamo deciso, facendo un patto con la cittadinanza, di rinunciare a tutte quelle che saranno le indennità, qualora vinceremo le elezioni, quelle che sono le indennità dei consiglieri, degli assessori e del candidato sindaco, del nostro sindaco, proprio per fare un fondo comune che sarà disponibile per tutti i cittadini bisognosi, per i giovani, quindi per incentivare tutte quelle attività aperte ai giovani che possono essere davvero tante. Grazie. Dunque, il problema della disoccupazione, specialmente quella giovanile, sappiamo che è uno dei problemi più gravi che dobbiamo affrontare. Santa Maria Carità è parte integrante della provincia di Napoli, la provincia di Napoli è una delle province più giovani d'Italia. Santa Maria Carità deve rinnovare, deve finalmente creare le condizioni per lo sviluppo. La politica non può dare posti di lavoro, la politica può creare le condizioni affinché i posti di lavoro si sviluppino, ma chi può creare occupazione, nuova occupazione, sono in gran parte anche gli imprenditori. Noi a Santa Maria Carità abbiamo una classe imprenditoriale all'altezza delle sfide che ci poniamo. Dobbiamo valorizzare i tanti imprenditori sammaritani anche attraverso finalmente la realizzazione dell'area prefusata. Guardate, questa è una delle più grandi sfide che la nostra amministrazione, con il mio sindaco Enrico Alfano, se vinceremo, quello sarà l'ordine del giorno della nostra lista, perché è lì che si crea lo sviluppo. Quell'area industriale è stata finanziata nel 2001, abbiamo ottenuto miliardi di finanziamento alla regione Campania all'epoca, purtroppo ad oggi risulta ancora un deserto, la gente ci fa correre. Quello deve essere il volano per lo sviluppo di Santa Maria Carità. Noi ci impegneremo perché, ripeto, a Santa Maria Carità esiste una classe imprenditoriale che vuole investire sul territorio. Noi dobbiamo essere in grado di poter dare delle risposte a quella classe imprenditoriale. Per quanto invece riguarda la domanda specifica per i giovani, io so della proposta che ha fatto il Comune di Scafani, però io la rilancio, io dico che secondo me, se noi vinciamo, dobbiamo implementare quello che è il servizio civile, perché il servizio civile si è dimostrato un'occasione di primaria importanza per dare una minimo fonte di reddito ai nostri giovani. Bisogna integrarlo con quello che sarà il servizio civile europeo, con quello che il nostro governo sta facendo, e quindi in quel caso noi incrementeremo il servizio civile per dare delle risposte ai giovani. Dei nostri principali nemici, perché il problema lavoro riguarda non solo i giovani purtroppo, ma una stragrande maggioranza della popolazione samaritana. Affinché questo male della società samaritana venga debellato, noi ci impegneremo soprattutto cercando di realizzare concretamente quelli che sono i nostri principali obiettivi. Lo faremo servendoci dei fondi delle comunità europee e quindi cercando di dare aiuto alle piccole e medie imprese che oggi purtroppo, specie nella realtà samaritana, vengono abbandonate, sono abbandonate. E lo faremo soprattutto invogliando i giovani che magari studiano e cercano di acquisire competenze e professionalità per dare al servizio della propria cittadina. Quindi noi dobbiamo trattenere i giovani che sono una fonte di risorsa umana e di conoscenza in mano. Quindi questi giovani non dovranno più lasciare il proprio paese per magari mettersi a servizio di altri paesi, altre città.
Allora, noi cercheremo soprattutto di aiutare i giovani, ma di aiutare anche le famiglie che oggi versano in uno stato sociale a dir poco, insomma, preoccupante, perché magari c'è gente che a fine mese non riesce a fronteggiare quelle che sono le spese primarie, e quindi è importante soprattutto cercare l'aiuto di queste persone, perché vedete, noi i progetti ce li abbiamo e abbiamo intenzione di metterli in atto, però abbiamo intenzione soprattutto di servirci delle persone di Santa Maria la Carità, che con le loro capacità, le loro professionalità renderanno... Grazie. Allora, l'amministrazione in questi 10 anni ha tracciato quelle che sono un po' le linee dello sviluppo del paese, e vi posso assicurare che il PIP, zona Fusaro, è una delle opere sulla quale l'amministrazione si è dedicata tanto, una zona artigianale e industriale, perché in effetti servirà proprio per la delocalizzazione delle attività imprenditoriali e le attività artigianali del territorio. È nata ed è stata pianificata per questo scopo, per tutte le piccole e medie imprese del nostro territorio, per tutte le attività che vi sono a Santa Maria della Carità. Una zona industriale che in effetti ha visto la realizzazione delle infrastrutture primarie. Noi parliamo di fatti, in questi 10 anni sono state realizzate le opere di urbanizzazione, tutti i sottoservizi, le strade per l'accesso a queste aree, poi dopodiché l'amministrazione ha in effetti ha dovuto affrontare il problema degli espropri. Il problema degli espropri attualmente ci sono in corso gli atti notarili, quindi si stanno concludendo le fasi espropriative. Parla per dopo! Sto parlando di fatto, perché noi abbiamo realizzato il pubblico per fare silenzio, grazie. L'abbiamo realizzato. Allora, il dopo è questo, noi siamo pronti col bando di assegnazione dei lotti, solo per un problema di patto di stabilità, perché purtroppo diciamo non è stato possibile assegnare già questi lotti, cioè la prossima amministrazione si troverà già di fronte l'assegnazione dei lotti, quindi tutte le imprese interessate potranno assumere del personale, e noi nei bandi, nella bozza del bando che avevamo predisposto, avevamo previsto già delle premialità per le aziende che assumessero persone di Santa Maria, giovani disoccupati di Santa Maria della Carità. Questa è sarà una delle nostre prerogative. Sarà lavoro sia nella fase, ci sarà lavoro sia nella fase di realizzazione, e ci sarà lavoro successivo. Grazie.